In balia degli scafisti attraverso il Mediterraneo orientale, esultavano i migranti una volta entrati in acque italiane, un viaggio pericoloso per cui sono arrivati a sborsare fino a 10.000 euro. Ci sono voluti 4 anni di indagini e 8 squadre mobili per sgominare l'organizzazione di trafficanti di esseri umani, 29 gli arresti. Fondamentale la collaborazione di Europol e Interpol. L'inchiesta della DDA di Catanzaro si ramifica infatti in diversi paesi, tra cui Belgio, Germania, Marocco, Svezia, Inghilterra. L'organizzazione garantiva i viaggi dei migranti a bordo di barche a vela attraverso la rotta balcanica marittima, percorrendo il Mediterraneo orientale. Gli scafisti parlavano russo e partivano dalle coste turche o greche. Il primo approdo avveniva in Italia tra Crotone, Brindisi, Lecce, Trieste. Poi c'erano i trasferimenti illegali verso Foggia, Grosseto, Imperia, Milano, Torino. Veniva garantito vitto e alloggio e il raggiungimento della meta finale. In sostanza, precisa Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, avevano creato un vero e proprio sistema d'accoglienza illegale dei migranti. Sono accusati di appartenere a un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio dei proventi derivati dal traffico di esseri umani.